Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Extendo Remix di Lele Blade con Paki, Shiva e Jolier, ma anche Face Shot di Traffic. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare sin da subito un bel mi piace per supportare il canale. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale e se lo siete già, attivate la campanellina. Io partirei proprio dalla prima. Ambizione è un album che non ho reactato, l'ho ascoltato per fatti miei e devo dire la verità, sì, mi è piaciuto, però neanche mi ha fatto impazzire. Non nego però che ci sono almeno quelle 2-3 hit e una di queste 2-3 canzoni è proprio Extendo con Paki, pezzo che presenta anche uno degli attacchi più potenti di quest'anno e lo fa proprio quest'ultimo. Hanno deciso di aggiungerci, immagino, due strofe bonus, quella proprio di Shiva e di Jolier, quindi vedremo un po' se effettivamente hanno senso di esistere, danno qualcosa in più alla canzone o se magari semplicemente era meglio la versione originale. Jolier, bene o male, abbiamo già avuto modo di parlarne in qualche video del canale, in qualche reaction. Non è un rapper che mi ascolto neanche chissà quanto, ma non nego che sia davvero forte e ultimamente non sbaglia veramente una strofa. Non so quanti veramente ho detto. Di Shiva anche ne abbiamo parlato, ma lui non mi piace per niente. Ho anche reactato la Dolce Vita, o Dolce Vita come si chiama il suo album, vi lascio il link in descrizione in modo tale che se volete approfondire un po' meglio questo discorso, lì sicuramente troverete molte più informazioni a riguardo. Detto questo, io direi di ascoltarci questo remix. Full clip Extendo. Blue Wave Commando. Chi sta rit cavo fanno fit, si nu parle sord, non intendo. Non intendo. Tengo luce metti master Batman in da city mi sente Bruce Wayne. Vabbè, già la conosciamo questa. Quando sembra tutto ok. Full clip con Extendo, bad bitch. Vabbè, pure questa conosciamo. Ti spengo, sto con le blade, metto già troietta triangolo. Resta meno più angeli, sono tutti da quell'altro. Full clip con l'estensione, new jeep con ogni opzione. Parli soltanto di me. Ce ne vuole per suonare così male. Mi dissano per delle tracce mai uscite, pensa quanto sono miei fan. Curra curra fuia, venga da hoodo hoodo buia, venga da kundo. Tu sei un bello scema, logo scumbara, è un mistera. Tu te fai sempre più a sebi chirill, poi più chirill se fa ne più gossa. Full clip ma para vanguard, su meter in di bigliard. Essenzialmente non cambia nulla riguardo la struttura della canzone per quanto riguarda il pezzo originale. C'è Lele Blade, c'è Paki e poi ci sono le strofe aggiuntive di Shiva e Jolier. Partiamo dal primo, Shiva. Io non so come possa aver fatto un attacco così brutto, ma la cosa di questo ragazzo che mi lascia ogni volta stupefatto è che in ogni contesto in cui viene messo riesce a suonare male. Suona male, proprio un fastidio all'orecchio. Li mixano sempre come al cazzo la voce, a questo punto non so veramente di chi è la colpa. E per il resto fa una strofa così corta che onestamente non aggiunge nulla alla canzone. Ma non perché è corta, perché non dice un cazzo. Cioè proprio, non lo so, non serve, non sento la necessità di sentire una strofa di Shiva nel remix di Extendo. Mi vanno benissimo già Lele Blade e Paki. Al contrario, Jolier ha fatto una bella strofa. Anche lui, devo dire che ha fatto di meglio, parte sempre con questi attacchi con la voce, non dico bassa, però che insomma segue il beat e poi quando c'è il drop si diverte, insomma, a cambiare flow e fare altre cose varie. E infatti, ripeto, non mi è dispiaciuta la sua strofa, ha fatto di meglio secondo me in altri pezzi, in altre canzoni, ma comunque nel suo caso ci sta una strofa aggiuntiva nella canzone, perché comunque qualcosina in più me l'ha detto. Per il resto poi poco da dire, la canzone già la conoscevamo. Paki, come sempre, come era prima, ha fatto una bella strofa, così come quella di Lele Blade, anche il ritornello che comunque bene o male ti entra in testa. E detto questo, io mi sposterei più sul lato Face Shot di Traffic. È tornato con questo singolo, il primo del suo omonimo mixtape, che già fu annunciato qualche mese fa in quei pochi giorni di libertà in cui si è chiuso nello studio insieme a Yangotti e Gallagher e hanno lavorato proprio su Face Shot, l'album, e anche R1Q17-2 e insomma chissà quali altre cose. C'è stata un po' di confusione perché, se non sbaglio, è stato proprio Yangotti ad annunciare l'uscita di questo singolo, solo che disse Face Shot in uscita venerdì e tutti pensarono proprio all'album. Invece poi il giorno prima specificò che si trattava di un singolo e quindi per questo vi dico che magari è il primo. Non so l'album quando potrà arrivare. Lui come sempre è in carcere e da quel che sembra ci starà ancora per un po', quindi la sua situazione è un po' complicata. A me dispiace molto perché entrambi inevitabilmente
hanno perso un sacco di hype a livello di numeri, di fan e proprio in generale di seguito. Quindi sì, aspetto con ansia Faceshot, ma so anche che il giorno in cui uscirà, purtroppo non penso che troppe persone se lo fileranno. Poi si sa, sia lui che Gallagher fanno una trap cruda, proprio la trap, e già di base è una cosa che non attira molte persone, quindi mi dispiace per questo, però quantomeno stanno continuando a fare musica come si deve, magari per quei pochi, però comunque musica che spacca. Magari sì, ascoltiamolo e parliamo un po' dopo poi di tutto il resto. Scopo forte, come un becone, una croce marchiata divide il mio esterno, se mi chiamano io, rapper ti faccio fischio, fumo gas, vendo crack, suola rossa luce, sì. Qui traccia in perfetto stile Traffic, proprio per quanto riguarda la produzione, che è molto trap, con questi suoni che se ve l'ascoltate in cuffia vi rimbomba tutto nel cervello. Ho visto che è uscita insieme al beat tape di Young Gotti, questi 10 beat inediti, il flow di Traffic tutto sbiascicato, il suo slang, e se devo essere sincero forse mi aspettavo qualcosina in più, ma non per quanto riguarda il sound o per dirvi non volevo una canzone un po' più catchy, mi aspettavo un pezzo del genere, però magari un po' più a spasso con i tempi. Ora io capisco anche che Traffic chiaramente è dentro e questo pezzo probabilmente l'avrà registrato tipo in 2 giorni, però mi aspettavo qualcosina in più. È comunque un singolo che annuncia un album che non esce ormai, cioè R1Q17 è l'ultimo, anzi in realtà non è uscito nessun album mai di Traffic, c'è un progetto solista suo, mai, Faceshot sarà il primo. Mi aspettavo qualcosina in più. Capisco anche i mille limiti che ci sono dietro, cioè proprio parlo della situazione, del fatto che appunto sia registrata in 2 giorni e tutto, però ci sta, sincero, non so quanto me la riascolterei. Queste canzoni sono trap, sono belle da questo punto di vista, poco da dire, però sono anche pesanti, cioè sono pesanti da digerire, e non parlo tanto di me che sono abituato a questo tipo di sound, ma come fa un ragazzo che non conosce Traffico, un ragazzo in generale che non ascolta neanche troppo questo genere, a riascoltarsela? Perché se la sente e in cuffia non ci capisce nulla, nulla, proprio è pesante da digerire. Per carità, tengo anche conto del fatto che l'obiettivo primario di Traffic immagino non sia quello di arrivare a più gente possibile, anche perché farebbe un tipo di canzoni totalmente diverse. Però dagli occhi di uno che comunque li ha visti praticamente dagli inizi fino ad oggi, mi dispiace un sacco per l'inevitabile, cioè l'innegabile più che inevitabile discesa che entrambi hanno avuto, perché a livello di hype e di numeri hanno molto seguito in meno rispetto a 2 anni fa, complici una serie di situazioni a partire da quelle legali, però mi dispiace. Quindi per oggi è tutto, credo di non dover dire più nient'altro. Abbiamo ascoltato Extendo Remix, che tralasciando Shiba è una canzone molto bella che mi è piaciuta, ma anche Faceshot di Traffic, lo stesso, una hit, l'ho messa anche in playlist. Vi ricordo come sempre di seguirle, trovate il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto chiaramente lasciate un mi piace, perché ne necessito. No vabbè, scherzo, però se è importante per supportare il canale, così come è importante iscrivervi, quindi se non lo siete approfittatene ora, attivate la campanellina se già lo siete, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slat.